Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo della vicenda della discarica dei veleni di Bussi e della bonifica. Si è conclusa il 14 luglio 2016 la relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sugli illeciti ambientali ad esse collegati sul sito industriale di Bussi sul Tirino. Questa mattina la relazione pubblica della Commissione davanti ad istituzioni e cittadinanza. Sentiamo il servizio di Francesca Romana Testi. Non ci sono stati monitoraggi fino agli anni 70 per alcune sostanze. È quindi plausibile pensare che la popolazione sia stata esposta agli effetti di sostanze tossiche di origine industriale. Nello specifico si legge: l'impiego del mercurio a Bussi risale al primo insediamento industriale del 1902 per la produzione di soda caustica, ipoclorito di sodio e acido cloridrico attraverso l'elettrolisi del cloruro di sodio. I dati del 1979 riferiscono di quantitativi di mercurio pari a 200 grammi al giorno. E ancora, i pochi dati a disposizione mostrano che questa contaminazione si è propagata nella filiera alimentare. Purtroppo non disponiamo di elementi per capire in che misura sia stata esposta la popolazione residente. Non sono trascurabili nemmeno le polveri che possono comunque trasmigrare lontano. Sono passaggi della relazione effettuata sulla situazione di bonifica dei siti di Bussi, portata avanti dalla Commissione parlamentare d'inchiesta che oggi, proprio a Bussi, ha incontrato la cittadinanza e alla presenza di tutte le cariche istituzionali e politiche ha presentato il risultato dell'inchiesta. L'idea che ci siamo fatti è che ognuno si muovesse un po' per i fatti propri, rispondendo a logiche a volte anche difficili da decifrare, magari anche assolutamente in buona fede, però molto diverse le une dalle altre. E questo alla fine ha creato dei meccanismi anche di scontro, dei ritardi, delle perplessità. Poi nel momento in cui è partita l'indagine sicuramente un po' di paura in giro per non essere indicati come responsabili. Il contenzioso tra i due player industriali più importanti, Edison e Solvay, non ha aiutato. Quindi, insomma, un campo estremamente litigioso e poco collaborativo. Sono passati 10 anni dalla denuncia effettuata dagli ambientalisti che ha portato in luce la discarica dei veleni. Oggi si riflette sul perché di tante lungaggini che ancora non hanno portato a una soluzione, a un risarcimento, né alla contezza dei danni arrecati alla sua popolazione. Ma io in tema di giustizia non posso assolutamente dire la mia, ma la cosa importante è che chi ha sbagliato debba pagare e anche gli enti che sono deputati a controllare come venga utilizzata ovviamente l'attività industriale pericolosa sul territorio, deve avere degli accorgimenti nella sua attività. Se pensiamo di affidarci solo ed esclusivamente alla giustizia, per fare giustizia, forse corriamo il rischio che non si fa niente. Credo che la politica deve tornare a essere protagonista, fare le scelte, individuare le soluzioni, finanziare le soluzioni e finalmente iniziare i lavori di bonifica, messa in sicurezza di cui questo territorio ha bisogno. Adesso la cronaca: con l'omicidio di Francavilla proseguono le indagini sull'assassinio di Monia di Domenico, 45 anni, psicologa pescarese ma di origini di Corropoli, uccisa dall'inquilino del suo appartamento, un 48enne originario del Pistoiese. Domani ci sarà l'autopsia sul corpo della vittima all'ospedale di Chieti. Intanto Iacone resta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. E allora vediamo insieme i dettagli nuovi che ci sono su questo omicidio nel prossimo servizio. Colpita alla testa 3 volte con un sasso ornamentale grande come il palmo di una mano. Così sarebbe morta Monia di Domenico, aggredita da Giovanni Iacone, ora in carcere a Chieti con l'accusa di omicidio volontario. Il 48enne pistoiese, assieme ad un coinquilino, risiedeva nell'appartamento di famiglia della 45enne psicologa, originaria di Corropoli ma da anni residente a Pescara. L'uomo, separato con 4 figli, perennemente in cerca di un lavoro da cuoco e con un piccolo precedente penale per furto nel 2014,
2014 era indietro nel pagamento dell'affitto, quando di domenico attorno alle 17.30 di martedì è entrata nella palazzina di via Montevelino a Francavilla per riscuotere gli 800 euro arretrati, è nata una lite sfociata poi in tragedia. Ai carabinieri e al PM della procura di Chieti, Giuseppe Falasca, nel lungo interrogatorio in caserma svoltosi la sera dell'omicidio, Iacone in un primo momento ha cercato di giustificarsi parlando di un incidente, poi invece ha ammesso il delitto. Dopo aver aggredito Moni avrebbe raccontato al magistrato di essere andato nel panico tentando di sbarazzarsi del corpo della donna, che nel frattempo perdeva sangue dalla gola, ferita, stando sempre al racconto dell'uomo, con una scheggia di vetro del tavolino su cui sarebbe precipitata dopo il ferimento. A quel punto l'assassino l'ha avvolta in un lenzuolo e dal primo piano, passando per le scale, l'ha trasportata in soffitta, dove i carabinieri, allertati dai vicini, seguendo le tracce di sangue, hanno trovato il cadavere. Domani il medico legale Christian Dovidio svolgerà l'autopsia, che dovrà accertare ora e causa del decesso. Soprattutto sarà importante avere risposta rispetto alla ferita alla gola, e cioè se sia stata provocata dalla caduta sul tavolino oppure dalla furia cieca di Iacone in preda alla violenza del momento. Intanto Iacone è in stato di arresto in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Ed ora il maltempo. A causa della neve e del gelo degli ultimi giorni sono circa 300 gli interventi effettuati in tutta la città dai tecnici comunali per far fronte alle rotture e al malfunzionamento dei contatori idrici. A renderlo noto il sindaco Umberto Di Primio, che ha anche fatto sapere che la Sasi ha messo a disposizione circa 200 contatori che dovevano essere reperiti dall'ACA, ma l'ACA ne era sprovvista. Intanto, grazie ai volontari delle associazioni di protezione civile Valtrinio e Not, lo vedete dalle immagini, dalle ore 11.30 alle 15.30 di oggi all'ingresso della clinica Villapini in via dei Frentani saranno presenti gli operatori con una autocisterna per fornire di acqua potabile chi ancora oggi ne avesse necessità. Coloro che ne avessero bisogno dovranno attrezzarsi con recipienti e contenitori propri. E a Roseto è durata solo un giorno l'emergenza asili nido della Colle. Il mancato funzionamento della caldaia infatti aveva indotto il sindaco Sabatino Di Girolamo a disporre la chiusura della struttura comunale a causa di una rottura dovuta al gelo. Oggi l'impianto di riscaldamento è stato riparato ed è tornato a funzionare perfettamente. Dunque il primo cittadino ha disposto la riapertura dell'asilo nido regolarmente da domani, sabato 14 gennaio. E proseguiamo con il maltempo, con delle immagini davvero particolari, perché il maltempo e il gelo non stanno causando disagi solo alle persone ma anche agli animali. E qui vedete un cinghiale, siamo a Fresa Grandinaria nell'Alto Vastese, ma appunto un cinghiale che ha sfidato il gelo e la neve copiosa ed è stato filmato mentre attraversava la strada, una situazione che ovviamente costituisce anche un pericolo per gli automobilisti. Da mesi infatti è aperta la discussione in regione sui provvedimenti per contenere gli ungulati. Cambiamo argomento, andiamo all'Aquila, in scadenza il bando del comune aquilano per l'assegnazione degli appartamenti del progetto Case. Possono fare domanda per i 370 appartamenti anche le persone che non sono terremotate. Sentiamo il servizio di Filippo Tronca. Scadrà il prossimo 30 gennaio il bando del Comune dell'Aquila per l'assegnazione degli appartamenti post-sismici del progetto Case, a prezzi calmierati e con la possibilità di fare domanda anche rivolta a cittadini non residenti e non terremotati. Disponibili oltre 370 appartamenti. Il bando nel clima preelettorale alimenta però anche la polemica politica. Ci sono in primis i possessori di immobili da vendere o affittare, che questa offerta di case a buon mercato non lo vede certo di buon occhio, anche perché è già difficile per loro piazzare sul mercato le loro, a canoni e costi, va evidenziato, forse un po' troppo alti per una città cantiere con un centro storico ancora semideserto. Il capogruppo di Forza Italia, Guido Liris, non perde l'occasione di lanciare strali, adombrare tremendi sospetti contro la maggioranza. All'improvviso, ha tornato Liris, dopo anni di accuse e ingiurie, l'amministrazione riscopre l'utilità dei progetti case in maniera sospetta, a pochi mesi dalle elezioni amministrative. Voglio che l'amministrazione comunale sappia che non verrà consentito di fare marchette su un tema tanto delicato quanto quello dell'abitazione.
Non si fa attendere alla replica dell'assessore Fabio Pelini di Rifondazione Comunista. L'Iris pensa male, chi pensa male agisce e vive male, afferma Pelini citando Nanni Moretti, assicurando non solo la trasparenza del bando, ma anche ricordando che all'Aquila gli affitti sono troppo alti, di case tra l'altro ricostruite nel migliore dei modi con i soldi degli italiani. Ed è dunque... Andiamo avanti con il giornale, ci spostiamo a Teramo, presentata questa mattina la campagna di sensibilizzazione contro l'evasione tariffaria sugli autobus della linea urbana. La ditta Baltour, concessionaria del servizio di trasporto per il capoluogo abruzzino, ha stimato che il 5% degli utenti non paga il biglietto. Intanto il sindaco Maurizio Brucchi annuncia nuove pensiline e un'autostazione rinnovata a Piazzale San Francesco. Il servizio di Tania Ponnici Castelli. Il 5% di cittadini terramani che utilizza i trasporti pubblici non compra il biglietto. Un'evasione annuale che pesa sui bilanci della ditta Baltour, concessionaria del servizio per il comune di Teramo, che corre ai ripari attraverso una campagna di sensibilizzazione sulle buone ed oneste maniere. Come pensate di abbattere questa evasione del 5%? Innanzitutto, sull'autobus si può accedere solamente dalle porte anteriori e quindi alla fermata appunto solamente dalla prima porta si entrerà. E i nostri autisti saranno un po', ci aiuteranno a fare un controllo proprio visivo sui ticket di viaggio, quindi se c'è qualcuno che ad esempio non è munito di biglietto potrà acquistarlo sull'autobus, come detto con una piccola maggiorazione di 30 centesimi, e quindi a bordo costerà 1,50. Oltre a questo chiaramente andranno anche a controllare gli abbonamenti e quindi diciamo che c'è proprio un controllo a bordo vero e proprio, e questo dovrebbe in qualche modo scoraggiare quei pochi ma purtroppo ancora presenti portoghesi. Ecco, chi sono i portoghesi? Persone forse non proprio cittadine del teramano in particolar modo, ovviamente qualche cittadino teramano anche, però ecco una casistica piuttosto varia, però insomma persone magari non italiane anche soprattutto. E intanto, partendo dal trasporto urbano, l'amministrazione comunale di Teramo ripensa il decoro della città attraverso nuove pensiline e una sofisticata autostazione a Piazzale San Francesco con barriere d'ingresso e videosorveglianza. Stamattina c'è stato un incontro con i tecnici della TUA che ci hanno portato un po' quello che sono i vari step per arrivare ad avere un'autostazione, quindi una struttura nuova con un bar, con una biglietteria, con una sala d'attesa, con dei bagni, nuovi sistemi di pensiline per gli autobus, un sistema video sorvegliato e quindi diciamo questo, i tempi sono che entro dicembre ci sarà la ditta che può eseguire i lavori. Questa mattina a Pescara si è tenuto un primo incontro fra il sindaco Marco Alessandrini e l'architetto ed artista giapponese Toyo Ito per parlare delle iniziative da porre in essere per il futuro dello Huge Wine Glass. Ricorderete il bicchiere posto, l'opera a forma di bicchiere posta in piazza Salotto, piazza della Rinascita, implosa nel 2009. Il 20 di gennaio in tribunale intanto una nuova udienza per la causa di risarcimento intentata dall'amministrazione comunale. Paolo Renzetti. Toyo Ito, in occasione della sua prima presenza a Pescara, viene in comune per discutere di cosa succede rispetto allo Huge Wine Glass, quel bicchierone che è durato 60 giorni fra il 2008 e il 2009. C'è una causa in corso, il 20 gennaio c'è uno snodo importante, le parti sono disponibili a fare accordi transattivi. Ricordo che è una causa per risarcimento danni di oltre 1 milione di euro. Il punto è capire dalla viva voce del maestro, che ci ha scritto, ma la viva voce è importante, qual è il suo punto di vista in ordine alla possibilità di costruire nuovamente un'opera di quel tenore. Da un lato c'è la preoccupazione del maestro che si possa ripetere il collasso, dall'altro c'è la disponibilità e le rassicurazioni di Clax Italia in ordine a una tecnologia in grado di realizzare l'opera. Oggi organizziamo una serie di incontri trilaterali e verifichiamo naturalmente che prospettive ci sono di abbandono della causa, di definizione bonaria della controversia e di ricollocamento di una nuova, o meglio vecchia copia del grande bicchierone. Noi come prima idea abbiamo quella di replicare l'opera, ma siamo anche disponibili, naturalmente seguendo le indicazioni anche spaziali, perché non è indifferente posizionarlo lì piuttosto che altrove,
indicazioni del maestro Toyo Ito circa la possibilità di fare altro. Però su questo naturalmente incombe anche la circostanza per cui esiste un rapporto con la CLACS che fa certo tipo di, diciamo, di lavori e diciamo esistono anche i contratti che non sono esattamente pezzi di carta. Ma da Mattacchio, sincero, adesso c'è un attimo da aspettare perché ci incontreremo oggi appositamente con il sindaco proprio per capire quale sarà questo futuro e quindi potremmo chiarire con il tempo tutto questo. Desidero riuscire a superare tutto questo anche a favore dei cittadini di Pescara. Adesso i parchi, il consigliere regionale del Partito Democratico Pierpaolo Pietrucci ha sollecitato la Giunta d'Alfonso a dare presto una soluzione allo stallo del Parco Sirente Velino, in ballo c'è anche la riperimetrazione del parco. Sentiamo il servizio. Più risorse economiche al Parco regionale Sirente Velino e nominare subito un presidente senza aspettare la nuova legge regionale di riordino per poter così approvare il piano del parco allentando i vincoli nelle aree urbanizzate e agricole andando incontro alle aspettative del territorio. La proposta l'ha fatta il consigliere regionale del Partito Democratico Pierpaolo Pietrucci, presidente della seconda commissione territorio, nel corso della riunione di ieri sera a Palazzo Silone a cui hanno preso parte il presidente della regione Luciano D'Alfonso, l'assessore regionale Parchi Donato Di Matteo e un buon numero di sindaci dei comuni dell'area protetta, compresi quelli della Valle Subequana, che con forza chiedono che si arrivi al più presto alla sua riperimetrazione, come pattuito con l'assessore Di Matteo, in cambio dell'ok alla legge di riforma che accentra i poteri di gestione nelle mani dello stesso assessorato, riducendo anche il numero dei componenti del CDA. La riperimetrazione taglierebbe del 20% il territorio protetto e porterà la possibilità di incrementare nelle aree estromesse la caccia al cinghiale e di allentare i vincoli per interventi edilizi, ma contro queste ipotesi si schierano non solo gli ambientalisti, ma anche tanti operatori turistici ed economici che considerano invece un imprescindibile vantaggio quello di restare dentro un'area protetta. La riunione di Palazzo Silone è stata interlocutoria e non si è entrati nel merito della spinosissima questione della riperimetrazione. Tutti d'accordo però sulla sollecitazione di Pietrucci relativa alle coperture economiche. Del resto il parco riceve 800.000 euro l'anno di fondi regionali che bastano a malapena a pagare gli stipendi del personale. Inoltre il parco è da 2 anni commissariato, una vacatio e un vuoto di potere che per Pietrucci è un ulteriore handicap che ostacola le possibilità del rilancio del parco. Avvicendamento alla poltrona di direttore sanitario dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo. Nicola D'Alterio prenderà il posto di Giovanni Savini. L'annuncio ufficiale è stato dato dal direttore generale Mauro Mattioli, che ha anche presentato la squadra di professionisti che rende sempre competitivo nel mondo l'Istituto Caporale Abruzzo Molise. Sentiamo insieme il servizio della redazione teramana. Il caporale, centro di eccellenza veterinaria, è chiamato sempre più spesso ad occuparsi di eventi specifici come le problematiche legate all'Ilva di Taranto, la terra dei fuochi, la discarica in Sicilia o l'importazione del mais contaminato dall'Ucraina. Per affrontare tutte queste delicate attività, il direttore generale Mauro Mattioli schiera e presenta una squadra di professionisti eccellenti. Questa grande squadra e questo piano di riorganizzazione dove porterà l'Istituto Zooprofilattico di Teramo? A galoppare coi tempi, a modificare un po' il suo modo di agire. E molte cose stanno cambiando, cambiano rapidamente, cambiano i problemi, certe malattie che erano, diciamo, determinanti nell'attività del servizio pubblico veterinario in genere non ci sono più, per fortuna sono molto ridotte, però altre magari stanno arrivando. Cambia la richiesta, prima si cercava di sapere se l'alimento era prodotto in modo igienico, oggi non solo, si vuole sapere se l'animale è stato allevato nella tutela del benessere. Un istituto d'eccellenza con una squadra di eccellenza? Un istituto d'eccellenza con una squadra di eccellenza, come ho sottolineato. E nel nuovo piano di riorganizzazione dell'IZS di Teramo è previsto il cambio di guardia alla poltrona di direttore sanitario. Al posto di Giovanni Savini, chiamato all'organizzazione del settore sanitario per il prossimo G7, arriva Nicola D'Alterio, già membro del consiglio di amministrazione dell'istituto. Cosa pensa di fare appena entrerà in pieno nel suo ruolo?
La prima cosa che voglio fare è girare nei laboratori, nei reparti, conoscere il personale, tutto il personale, dai dirigenti che conosco bene, quelli che ha appena illustrato il direttore generale, fino ad arrivare al comparto. E questa mattina nella sede di Confindustria a Pescara si è svolta la giornata conclusiva di Impresa in Accademia, giunta alla sesta edizione, che vede entrare nelle aziende i giovani abruzzesi imprenditori di domani. Oggi è la fase conclusiva, la conferenza stampa conclusiva della sesta edizione, e accompagna un po' il percorso dei giovani imprenditori da molti anni. Anche voler testimoniare la vicinanza dei giovani imprenditori e delle imprese in generale al connubio necessario tra mondo della formazione e imprese, anche per far prendere in anticipo, anzitempo, conoscenza ai giovani studenti del tessuto imprenditoriale del nostro territorio. Il progetto che va avanti su, diciamo, un percorso annuale ha visto quest'anno una prima fase in cui erano coinvolti 200 studenti, per poi superare una fase di selezione, quindi con 25 corsisti e poi 12 ragazzi in stage presso le aziende del nostro territorio. Giovani che hanno avuto l'opportunità di un percorso formativo e di laboratorio all'interno delle nostre aziende, i giovani che hanno una formazione universitaria, che hanno presentato dei progetti che sono di realizzazioni nuove idee, nuovo mercato. Quest'anno possiamo affermare che la qualità dei progetti e degli studenti è veramente molto elevata. Dal prossimo anno, insieme con l'Unione Industriali, vorremmo portare avanti un nuovo progetto, perché arriveremo alle 6 bottiglie di vino etichettate, per cui faremo un cofanetto speciale tramite l'Unione, e il ricavato, una parte importante del ricavato lo andremo a dare in beneficenza a qualche onlus di chi ha bisogno, vedremo un po'. Ed ora la pagina dello sport, iniziamo dalla Serie A e comunque dal calcio. Nel pomeriggio si conoscerà l'entità degli infortuni occorsi nell'amichevole contro il Teramo ai difensori del Pescara Campagnaro e Vitturini, che in questo momento si stanno sottoponendo agli esami strumentali. Ieri è saltato il trasferimento in Turchia di Dario Zuparic, ma per il Delfino è sempre emergenza difesa in vista del match contro il Napoli, per il quale è stato disegnato direttore di gara Claudio Gavillucci di Latina. Il servizio di Andrea Costantini. Massimo Oddo aveva immaginato un inizio di nuovo anno meno complicato, almeno sotto il profilo della disponibilità degli uomini. Ed invece la mala sorte torna ad accanirsi contro il Delfino e l'infermeria si riempie. Dopo il rinvio della gara con la Fiorentina, il tecnico biancazzurro ha perso Bovo e Zampano per almeno 2 settimane, e ieri Campagnaro e Vitturini sono andati KO nel giro di neanche un quarto d'ora nel test con il Teramo. Tenuto conto che Fornasiere e Ghiomber non sono recuperati e proseguono il lavoro differenziato, e che Biraghi sarà squalificato, ecco che si profila una vera e propria emergenza difesa. Nel tardo pomeriggio di ieri, peraltro, si è appreso del dietrofront dei turchi del Kasımpaşa, che hanno rispedito al mittente Dario Zuparic, trasferimento saltato a sorpresa dopo che il difensore croato aveva salutato sui social i tifosi del Pescara. Un fatto che può sembrare manna dal cielo, visto il momento, ma non è detto che Massimo Oddo voglia contare su un giocatore che stava diventando un ex e che peraltro negli ultimi giorni ha lavorato a basso regime per i postumi dell'influenza. Se gli esami dovessero confermare gli stop di Vitturini e Campagnaro, Oddo potrebbe rivedere l'ipotesi della difesa coi tre centrali e virare su una difesa a 4 con l'inserimento del baby Maloku assieme a Koda, Stendardo e Crescenzi. Problemi a Linguine potrebbero mettere KO per un po' anche Brugman. Nelle prossime ore se ne saprà di più, ma in mediana le alternative non mancano in attesa del transfer per Kubas. Intanto sul fronte mercato, oggi a Milano per l'assemblea di Lega, il presidente Sebastiani ratificherà gli arrivi dalla Juventus di Mattiello e Castanos previsti per la prossima settimana, e riaprirà sempre col club bianconero la pista Mandragora. Previsto un incontro anche col PSG per valutare il prestito dell'attaccante francese Augustin. Sul fronte uscite, l'emergenza difesa blocca al momento eventuali ipotesi di trasferimento dei vari Vitturini, Ghiomber o Fornasier, in attesa di avere un quadro più chiaro della situazione. Intanto dopodomani c'è il match proibitivo del San Paolo contro un Napoli in grandi condizioni, 17 punti nelle ultime 7 gare e miglior attacco della Serie con 42 centri. Il tecnico Sarri, privo di Ghulam, Koulibaly e Del Kaddouri in Coppa d'Africa, deve valutare le condizioni dei difensori Strinic e Kirikesh. In caso di forfè, pronti Maggio e Tonelli. In avanti pochi dubbi su Insigne, Mertens e Callejon.
Scendiamo in Lega Pro per occuparci del Teramo. Il tecnico Lamberto Zauli, a 9 giorni dalla ripresa del campionato, fa il punto della situazione in casa biancorossa con uno sguardo anche ai movimenti di mercato. L'intervista la andiamo ad ascoltare nel servizio. Mister Zauli, dopo questo test con il Pescara, un Teramo che si rimette in movimento per preparare la gara col Pordenone, come vanno le cose intanto e come va il reintegro di Amadio che è da poco tornato tramite mercato? Sì, noi è una settimana di sosta questa, quindi abbiamo caricato discretamente, non eccessivamente, perché chiaramente tra 9 giorni rigiochiamo, ricomincia il nostro campionato, quindi è una sosta lunga, ma c'è stata una sosta di assolutamente fermi. Questa abbiamo ripreso un po' più con un'intensità importante, quindi abbiamo fatto qualche doppio. Oggi, da ieri, ci hanno organizzato questa partita col Pescara. Per noi è stato un assoluto piacere giocare sempre in una città così, con una squadra di Serie A, quindi per noi è stato un test importante, ma nulla di più. Insomma, noi adesso il nostro obiettivo è solamente quello di arrivare da lunedì, dove prepareremo nei migliori dei modi la partita con Pordenone, perché la classifica parla chiaro, il campionato è difficilissimo, arriverà una delle migliori squadre del campionato e abbiamo assolutamente necessità di fare i punti e di trovare quella continuità che ci permetterebbe, come vogliamo tutti, di evitare i play-out. Non c'è stata nessuna bocciatura su nessuno, è un dato di fatto che la società si aspettava molto di più da tutti noi e quindi la società ha deciso di cambiare tanti volti nuovi, di portare tanti volti nuovi in questo gruppo. Il mercato è lungo e non è semplice. Abbiamo cominciato con Amadio, Dorazio, che è stato un titolare per tutto il girone d'andata, è andato a Cosenza, quindi stiamo cercando di cambiare qualche volto per portare... L'idea è quella un po' più di serenità, un po' più di intraprendenza, che è normale quando le cose vanno male, una squadra può leggermente e inconsciamente perdere. Quindi il nostro obiettivo è quello di portare una ventata di novità per cercare di fare questo finale di campionato e nei migliori dei modi per evitare i play-out. Gli attaccanti devono garantire gol, sicuramente, devono garantire pressing, devono garantire corsa, devono essere giocatori ormai nel calcio attuale completi. Quindi noi cercheremo di completare questo reparto offensivo. E proprio di attaccanti andiamo a parlare nella prossima notizia, perché ieri sera Jefferson ha rescisso il contratto che lo legava al Teramo. Il centravanti brasiliano lascia la società dopo essere stato condizionato nella prima parte di stagione da una serie di infortuni che ne hanno così penalizzato il rendimento. La decisione è scaturita dalla volontà del giocatore di andare via dopo essere stato messo sul mercato dalla stessa dirigenza, anche se negli ultimi giorni il Diavolo stava analizzando anche la prospettiva di tenerlo in rosa per aspettare che le sue condizioni fisiche migliorassero. Invece ora Jefferson andrà con ogni probabilità alla Viterbese, squadra che annovera già 2 ex biancorossi come Cruciani e Cenciarelli, con l'uscita anche di Croce, che a metà tra Andria favorita e Viterbese il Teramo dovrà prendere 2 attaccanti, visto che oggi sarà ufficiale anche il ritorno a Pescara di Luca Forte. Ed ora in Serie D, il rinvio della partita con il Sansepolcro non scalfisce la fiducia dell'Avezzano. Per il direttore sportivo De Angelis la squadra è migliorata dopo il mercato e può giocare una seconda parte di stagione positiva. Sentiamo l'intervista. De Angelis, inizia il girone di ritorno per l'Avezzano con questo rinvio della gara con il Sansepolcro, però al di là di questo stop si pensa a questa seconda parte di campionato con moderato ottimismo e con ambizioni. Sì, dai, noi ci teniamo tantissimo magari a fare questa partita, anche perché penso che ci siamo allenati bene. Poi dopo 15 giorni di sosta era giusto giocare, però non c'erano proprio le condizioni. Ne prendiamo atto, non siamo state l'unica squadra e riprenderemo la domenica prossima a Flaminia. Sicuramente pensiamo di esserci rafforzati, abbiamo recuperato qualche infortunato, perciò rispetto alla prima parte del campionato abbiamo qualche scelta in più. Presidente Paris ha chiesto alla squadra di fare almeno 10 punti in più del girone d'andata, questo vorrebbe dire arrivare a ridosso della zona playoff. Sì, questo è il presidente, sempre è un super tifoso, è colui che comanda, perciò ne ha tutto il diritto. Noi cercheremo di fare il nostro meglio, sicuramente ci aspetta un campionato difficile, però abbiamo tutte le carte in regola per fare un campionato magari
anche se siamo una squadra giovanissima, però per essere un pochino la mina vagante del campionato. Soddisfatto il tecnico Pino Tortora del mercato, ha detto: abbiamo rinforzato questa squadra, il gruppo si è ancora più cementato, ci sono tutte le condizioni per fare meglio del girone d'andata. Sì, la nostra forza è il gruppo, siamo una squadra giovanissima, abbiamo messo un altro anziano tra virgolette Marolda che possa dare una mano insieme a Di Genova. Poi abbiamo tantissimi under, dai, noi siamo convinti che questa sia la politica giusta da fare, sono giovani di qualità, perciò noi abbiamo tutte le carte in regola per toglierci qualche soddisfazione. È tutto per la prima edizione del TG6 che si aggiorna alle 19. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona giornata.